A Parigi il presidente francese Macron ha presieduto alla cerimonia per commemorare il 105° anniversario dell'armistizio del 1918. La data coincide anche con la celebrazione del centenario della Fiamma della Memoria sotto l'Arco di Trionfo, luogo ricco di storia dove Macron ha reso omaggio ai soldati caduti per la Francia. Giornata impegnativa a Londra, poiché il giorno dell'armistizio coincide con una grande manifestazione filo-palestinese. La polizia monitora attentamente la situazione affinché non degeneri. Il giorno dell'armistizio nel Regno Unito ricorda le vittime di tutte le guerre. Secondo gli archivi nazionali, oltre 1 milione di militari britannici morirono durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Un rapporto del 2011 rivela che i vincitori della guerra hanno subito più morti militari rispetto ai perdenti.